Buongiorno, come va? Mi chiedete sempre dei dolci facili. Così oggi ho pensato di spiegarvi come faccio un dolce facile facile, ma davvero molto buono, il flan parisien. Occorrente per questa ricetta: 1 litro di latte, 240 g di zucchero, 5 tuorli, che equivalgono a 94 grammi circa. Uno mi si ancherò. 50 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 250 ml di panna liquida, un pochino di vaniglia in polvere, la buccia grattugiata di un limone e una pasta sfoglia. In un contenitore metto le uova, lo zucchero, la farina, la fecola e metà del latte, cioè mezzo litro di latte. A questo punto frullo tutto finché diventa una crema bella omogenea. Aggiungo l'altra metà del latte, la vaniglia, la panna e la buccia del limone grattugiata. Ora verso in una pentola e faccio addensare per circa 16 minuti a fuoco medio. Dopo 16 minuti circa, il risultato deve essere questo: una crema bella densa. Prendo una tortiera apribile di 24 cm di diametro e ricopro il fondo con la pasta sfoglia lasciandola nella sua carta forno. Bucherello qua e là con una forchetta. E ora verso il composto nella tortiera. Metto in forno già caldo a 170 gradi per circa un'ora. Il risultato è questo qui. Prima di tagliarla, lasciatela raffreddare almeno un paio d'ore e mettetela in frigo per almeno un'oretta. Io la conservo in frigo e a mio parere il giorno dopo è ancora più buona, quindi è comodissima da fare perché è un dolce che potete prepararvi anche il giorno prima.
Ecco qua, ora non vi resta che provare. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e grazie per aver guardato il filmato. Ciao ciao, alla prossima!